e l'Inter capovolge ancora una volta il fronte con la palla allargata da Matteus all'indirizzo di Diaz. C'è Nela che va a chiudere, Diaz rallenta il gioco, aspetta rinforzi in pratica dalla tre quarti di campo. Matteoli, Breme, ecco Diaz, salta Ferrario, si presenta davanti a Tancredi, diagonale 3-0. Micidiale, bravo, è rapidissimo nel girarsi, un tunnel nei confronti di Ferrario, si porta avanti quel tanto che basta la palla per freddare poi Tancredi con un diagonale preciso. Grande gioia di Diaz, rivediamo, Breme. Ecco il primo controllo, un dribbling con tunnel, secondo controllo e al terzo piazza bene in diagonale, anche se Tancredi con la punta delle dita sfiora la palla. Diaz è particolarmente entusiasta, pochi momenti prima si sono visti dalla panchina interista dei movimenti, Barisi e Panna che si scaldavano e questo poteva aver fatto pensare proprio a Diaz a un'imminente sostituzione, ha pensato bene di rallentare i tempi del cambio. Sì, anche perché quasi sempre tocca lui in queste situazioni quando l'Inter